Oggi vi racconto di quella volta che. Non sapevo di preciso che cosa portarvi oggi, quindi ho deciso di andare un po' a braccio nei meandri della mia memoria per raccontarvi dei fatti divertenti, ovviamente, che riguardano il mio mondo della danza e dello spettacolo. Le mie esperienze buffe, le figuracce, cose di questo tipo. Sono sicura che vi divertirà questo video. Cerco di partire dagli albori perché, ripeto, vado a braccio, così almeno ho un filo logico da seguire. La prima cosa che vi devo raccontare è il mio primo saggio. Stavamo facendo La Bella e la Bestia e facevamo le tazzine. Noi eravamo al corso delle più piccoline, avevo 4 anni, era lontano 1996. Il nostro balletto apriva, se non mi ricordo male, il secondo tempo, quindi si apre il sipario e c'era la ragazza che interpretava Mrs. Brick che faceva un assolo, e dopodiché noi, sedute in fila in fondo al palco, venivamo in avanti e facevamo la nostra coreografia. Fin qua tutto ok, cioè io sapevo comunque cosa dovevo fare, ci mancherebbe altro, però cosa è successo? Eravamo tutte sedute in fila, belle tranquille, con la nostra tazzina indosso e bla bla bla. Essendo il mio primo saggio, avevo il mio personale fan club, essendo la figlia dell'insegnante, tutte le ragazze grandi, ecco, che erano le mie mammine, praticamente le mie sorellone, erano fuori dalle quinte che mi dicevano: brava Giorgia, brava! Io, da brava egocentrica, le guardavo, annuivo, sorridevo, ero tutta contenta. Stavo accarezzando la spalla della mia compagna di danza, cioè che era a fianco a me nella fila, perché non so, lei aveva tipo questa. Ancora tuttora questa cicatrice sulla spalla che era morbidissima, e io mi perdevo spessissimo a toccarle questa cicatrice qua, e niente, era un gesto estremamente rilassante. Peccato che a un certo punto, mentre io ero presa sia dalla cicatrice che dal mio fan club fuori dalle quinte, mi sento tirare per un braccio. E mi sono accorta che non mi ero alzata nel momento in cui dovevo partire. Non ho il video perché stiamo passando tutte le cassette in DVD, però mi piacerebbe farvi vedere questa scena perché è esilarante. Secondo saggio è stato il Re Leone. Avevo 5 anni, quindi l'anno successivo, 1998. Facevamo i leoncini, eravamo il primissimo balletto dello spettacolo. Anche qua si apre il sipario, inizia il balletto, bla bla bla, tutto a posto. Avevamo questo costume rudimentale, tra virgolette, con la cuffietta, con le orecchie da leone, una calzamaglia sopra e una calzamaglia sotto, e poi avevamo le mezze punte. Il problema dell'essere figlia di un insegnante è che le priorità del genitore non sono solamente guardo mia figlia, controllo che abbia tutto, ma anche monitorare tutti gli allievi di tutta la scuola. Questo mi ha portato a me e ovviamente a mia mamma, ma poverina, aveva tante cose a cui pensare, a dimenticarci le mezze punte. Quindi, cosa è successo? Da brava dittatrice, mia mamma ha detto a tutti, questo è successo tipo mezz'ora prima dello spettacolo, io non avevo le mezze, tutte le altre le avevano, ha detto: ok, fate tutto senza mezze. Qual è il problema? Che con i piedi sudati e la calza collante è tutto molto più scivoloso. Bene o male, comunque di danza sapevamo già qualcosa, quindi sapevamo tenerci in equilibrio, però c'era una mia compagna che, poverina, verso la fine. C'era un pezzo a coppie nel quale bisognava incolonnarsi per mano. E questa mia compagna, andando, a un certo punto nel video palesemente si vede che lei scivola di lato e cade come una pera. Tutto questo per colpa mia che avevo dimenticato le mezze punte. Quindi diciamo che questa figuraccia povera non è mia, però è memorabile, veramente storica. C'è stato poi nel 2000 il saggio di Hercules. Io non so se ve l'ho già detto in un altro video, comunque ero stata scelta solo per il fatto che ero costantemente in scuola di danza per fare Pegaso Piccolo. Pegaso Piccolo inteso proprio come il Pegasino che si vede all'inizio del cartone. Questo perché mio fratello faceva Ercolino Piccolo. Diciamo che io, essendo un po' la sua babysitter da palco, ero stata associata a lui in questa scena. A livello di spettacolo, vabbè, c'è una cosa, ma ve la racconto tra poco. Non è successo granché. La cosa peggiore che è successa che riguarda quello spettacolo è stata un paio di settimane prima, in realtà. Mentre aspettavo mia mamma che finisse le lezioni tardissimo, io di solito stavo nello spogliatoio, che è abbastanza grande, a provare le cose di danza acrobatica, così per i fatti miei, cosa che sconsiglio sempre a tutti, perché cosa è successo? Mi sono lanciata sulle mani, ma ho infilato il pollice sotto la mano, questo pollice che non so se si vede, ma è storto. Perché me lo sono ovviamente rotto. Ho iniziato a strillare come una pazza perché mi faceva malissimo, avevo sentito proprio il crack, ok? A 6 anni. A un certo punto, benevola quell'anima, è salita una ragazza che stava facendo lezione, che doveva andare in bagno, mi ha visto e subito ha allarmato mia mamma, siamo andati in pronto soccorso, mi hanno ingessato e steccato il dito.
Questo 2 settimane prima del saggio, quindi era improbabile che io potessi fare il saggio senza il gesso. Alla fine ho fatto lo spettacolo con il gesso al braccio, quindi tu vedevi questo cavallino alato con il gesso al braccio. Per quanto riguarda invece lo spettacolo, la figuraccia tra virgolette non riguarda me ma il mio povero fratellino che all'epoca aveva 4 anni anche lui, quindi anche lui prima apparizione sui nostri schermi. C'è quella scena con la canzone, quella super triste che cantano le muse, dove tutti piangono perché Hercules è stato rapito, bla bla bla. Ovviamente in quella scena Ercolino non doveva entrare. Fuori dalle quinte gli ho detto: Daniele, mi raccomando, stai fuori dalle quinte perché in questa scena non devi entrare, non seguirmi. E invece cosa è successo? Io sono entrato, ho fatto tutta la mia scena, a un certo punto mi giro mentre stavo uscendo e vedo mio fratello che mi seguiva vestito da Ercolino piangendo. Cos'è successo? Praticamente la scena ha perso di significato perché Hercules era insieme a noi molto tranquillamente. Ecco, di Alice nel Paese delle Meraviglie vi devo raccontare questa perché riguarda sempre delle dimenticanze, però ripeto, io non accuso la mia mamma che poverina deve gestire tutto uno spettacolo, non accuso nessuno se non me stessa, perché io avevo questa responsabilità di badare ai miei costumi, a me stessa e bla bla bla. È vero che ero piccolina perché comunque era il 2001, dovevamo fare questo balletto con i fiori. Io ero uno dei fiorellini, avevano il tutù, il fiorellino sopra, dovevo avevo i capelli cortissimi, quindi dovevo fare la leccata di mucca, insomma avevo tutto sotto controllo. Prima dello spettacolo, prove dello spettacolo in costume per fare le prove dei vari cambi, tra l'altro io facevo già qualche balletto in più rispetto all'unico che si fa quando si è piccoli, quindi dovevo avere tutto sotto controllo. Alle prove io ero senza costumi, l'unica su tutto il corso, spettinata e senza costumi. Io mi ricordo che sono andata nel panico poco prima della prova del mio balletto, perché io ero senza costumi, avevo solo il body e mi vergognavo tantissimo a salire sul palco così. Poi alla fine le mie compagne di danza mi avevano convinto a salire sul palco e vabbè, mia mamma non mi ha detto niente perché anche lei si è resa conto che, poverina, si era dimenticata anche lei di sistemarmi la borsa prima delle prove, quindi vabbè, insomma, sono cose che capitano. Adesso, quando io però vedo dall'altra parte qualcuno che si dimentica i costumi, non ho imparato niente perché mi arrabbio esattamente come faceva mia mamma all'epoca. Perché comunque un allievo normale deve pensare solo a quello, non ha tutto uno spettacolo da gestire, quindi non c'è scusa che tenga. In Mulan io ho fatto Mushu, quindi avevo già abbastanza verve, oltretutto essendo una fan della Disney sapevo anche già tutte le battute a memoria, quindi niente, mi sono guadagnata questa parte. Mushu avevo questo body con le maniche, insomma tutto molto draghesco, e la cuffietta per fare la crestina del drago. Anche qui tutto regolare, tutto a posto. Allo spettacolo mi stavo dimenticando di una scena, la scena più corta che mi competeva in quello spettacolo. Dovevo entrare, dire una battuta e uscire. Poco dopo c'era il balletto invece del mio corso, dove ero vestita completamente diversa. Ero tra le quinte distrattissima, cioè che stavo pensando proprio ad altro, forse stavo addirittura chiacchierando, giocando tra le quinte. A un certo punto sento qualcuno che mi dice: devi entrare, devi entrare. Oh, io entro, faccio la mia battuta. Quando esco, una mia compagna che era fuori, che mi stava aspettando per aiutarmi a cambiarmi, mi fa: ma ti sei dimenticata la cuffia? E effettivamente mi ero dimenticata la cuffia, quindi io sono entrata con i miei bei codini senza la cuffia, solo col body. Bene, brava Giorgia, professionale, mi dicono. C'è una cosa che mi ricordo perfettamente, non di un saggio con una storia, ma di uno spettacolo di Natale del 2004, se non mi ricordo male. Ero già grandina, ero in quinta elementare, quindi comunque diciamo che il ragionamento è un po' diverso rispetto a quando ero più piccola. Avevamo una coreografia con danza di carattere, quindi quella danza con le scarpette col tacco tradizionale russa, un balletto di stacco più o meno lungo e un altro balletto di classico, proprio classico, con il gonnellino, le mezze e tutto. Ovviamente alcune mie compagne si sono organizzate e anziché andare fino in spogliatoio per cambiarsi, che era abbastanza lontano, si sono portati i costumi dietro il palco praticamente, che tra l'altro in quello spettacolo l'abbiamo fatto in un centro sportivo, non in un teatro, quindi era ancora più agile la cosa. Io invece, da brava scema, lo posso dire, avevo lasciato tutto nella borsa addirittura, quindi neanche fuori pronto per essere messo, nello spogliatoio e dentro la borsa. Risultato, io corro come una dannata dalla coreografia di danza di carattere, mi cambio la gonna, mi metto il mio gonnellino, non trovo la decorazione rossa che dovevamo mettere per l'altra coreografia, corro di nuovo e arrivo al pelissimo per entrare. Ci mettiamo in fila, la mia compagna dietro di me mi fa: non hai cambiato le scarpe. Mi guardo giù, panico,
perché ho fatto poi, dato che non c'era più tempo o non facevo la coreografia o la facevo così, ho fatto quella coreografia non solo senza la decorazione del costume, ma anche con le scarpe sbagliate, quindi con le scarpe col tacchetto che si usano per danze di carattere. Nightmare Before Christmas, Natale 2007. Ero già grande, ero in prima superiore, ovviamente molto più di quando ero piccola. Se quando ero piccola dovevo autogestirmi, figuriamoci, a 14 anni dovevo assolutamente autogestirmi. Costume di danza classica, avevo il tutù, il body e dovevamo attaccare un festone di Natale a partire da questo punto in mezzo al seno e fare una specie di manica che casca, ecco. Insomma, c'era una cosa tutta da cucire e ovviamente l'ho dovuto fare io. Peccato che all'epoca non fossi una maga del cucito, tant'è che a un certo punto si vede benissimo, perché tra l'altro il cameraman in quel momento mi ha preso proprio in pieno, facevamo il balletto proprio in scena e mi si stacca il festone e quindi io ho fatto tutto il resto del balletto col festone che penzolava e io che cercavo di tirarlo su senza farmi notare, perché poi quando sei sul palco non è che puoi palesemente sistemarti le cose, devi fare in modo che sembri parte della coreografia. Pazzesco. Comunque mi sono vergognata tantissimo in quel momento e a un certo punto si vede anche qui tempismo perfetto del cameraman che mi infilo il festone in mezzo alle tette. Natale 2011, quell'anno per un motivo o per l'altro abbiamo fatto lo spettacolo di Natale, replicando alcune coreografie di giugno e alcune invece erano nuove, non in teatro ma in una specie di sala da ballo, ecco. La pavimentazione non era per niente adatta a ballarci sopra, soprattutto con le punte, ma nonostante ciò abbiamo fatto la coreografia che avevamo fatto a giugno in teatro. Lì. In una parte di questa coreografia di gruppo entravamo a coppie, quindi due per volta o tre per volta, insomma, ognuna che faceva un pezzettino. Io entro con la mia compagna, facciamo il nostro pezzo. A un certo punto dovevamo andare prima di lato, poi dall'altro, poi di lato, poi dall'altro. Ovviamente non è che stai a guardare troppo la compagna, una volta che l'hai provato tante volte per sincronizzarsi basta sentire la musica. Io vado prima traversata, sorrido, mi giro. E la mia compagna non c'è più, perché poverina era caduta, proprio scivolata da matti e tra l'altro si è anche rotta il coccige. In quel momento, mentre sei in scena, non ti viene il panico per la compagna, perché devi, the show must go on, come si dice, come diceva il buon Freddy. Però poi dopo mi sono chiesta, ma che cavolo è successo? E poverina, era proprio caduta. Cose che succedono, però è stato brutto per lei, povera. Penso che sia stata una delle cose più traumatiche della sua esistenza. 2013, Aladdin. L'unica cosa che vi dico è che 3 giorni prima dello spettacolo, tra l'altro quell'anno dovevo anche partire per la stagione di animazione, mi era uscito il dente del giudizio e di corsa abbiamo dovuto operarlo. Morale della favola, io ho fatto lo spettacolo, la guancia gonfia. Quindi con tutte quelle foto tu vedi Giorgia che già all'epoca non era un filo, ecco, con la guancia grossa così, o così o così, e tra l'altro sotto antibiotici, cioè stavo malissimo in quello spettacolo lì. Anche qua come nel 2002 mi sono dimenticata di entrare in una scena brevissima dove però dovevo ballare, quindi dovevo entrare per forza. Io facevo la tigre. E a un certo punto mi stavo già cambiando per il balletto successivo, mi ricordano in corsa che dovevo entrare. Sono entrata con questa tuta accademica, quindi tuta intera, tutta slacciata dietro. Infatti, se avete presente tipo Kronk quando si muove sul muro così, ecco, esattamente così. Ho cercato di mantenere il lato frontale tutto il tempo per evitare che si vedesse che avevo la tuta slacciata. Di recente in realtà non ci sono tanti aneddoti, ma per il semplice fatto che, ripeto, faccio danza da talmente tanto tempo che figuracce me le evito fondamentalmente. Poi qua lo dico, qua lo nego, potrebbe succedere in qualunque momento, quando ritorneremo a fare spettacoli probabilmente succederà qualcosa. Magari riflettendoci potrebbero venirmi in mente tra il 2014 e gli anni successivi. Se vi fa piacere, mi lasciate un pollicino, un commentino e mi fate sapere se un episodio 2 di questo format dentro Danza con Gio vi può interessare. Se pensate che questo video possa divertire i vostri amici, conoscenti e parenti, condividetelo su tutti i vostri social e ovviamente per supportarmi ulteriormente iscrivetevi al canale e cliccate sulla campanella. Ci vediamo giovedì 25 con la Box Review e invece ci vediamo con il prossimo Danza con Gio il martedì 2 marzo, perché il primo ovviamente c'è il Wrap Up e TBR. Un bacione e ci vediamo alla prossima!